Fondazione Mansueto Wietzer a Mavi si è formata quasi spontaneamente nel 2009 quando Monsignor Mansueto Wietzer è improvvisamente mancato. Come ex allievi, interpreti, amici di Don Mansueto abbiamo sentito il desiderio di riunirci intorno al suo ricordo, che non è ovviamente solo un ricordo biografico, ma vuole essere soprattutto un ricordo musicale. Le cose principali che l'azione fa sono state quelle di catalogare tutta l'opera di Don Mansueto e renderla digitale. Questo è stato il modo principale per poterla diffondere. E poi ogni anno, di solito in concomitanza con il giorno della sua nascita, organizziamo un grande concerto. Sono piccoli frammenti di esecuzione che vogliono mettere insieme quel grande mosaico che è stata la sua opera. Mansueto Wietzer è stato di sicuro uno dei massimi esponenti della cultura locale che ha reso grande il nome di Pieve di Soligo e della sua comunità, diciamo, possiamo dire in tutto il mondo, perché poi le rappresentazioni musicali che traggono origine dall'opera di Don Mansueto sono state riproposte più e più volte. Questa sera abbiamo la fortuna di avere oltre 150 figure, 150 elementi che rappresenteranno quella che è stata l'opera massima di Don Mansueto Wietzer. Sarà sicuramente una grande emozione. È una bomba, è una cosa che ti viene dentro, ne possiamo parlare, analizzare, dire quello che crediamo, però arriva e arriva a chiunque, a chi è colto, a chi pretende e anche a chi non ha mai sentito questo genere di musica. Altro è una cosa emozionante, non saprei dire cosa si prova in ogni battuta, in ogni episodio, in ogni dramma o ricordo contenuto in quell'opera lì, c'è una suggestione particolare che è legata principalmente alla partitura e in seconda battuta al ricordo carissimo che c'è col maestro Wietzer. È un bellissimo connubio tra il dramma della passione in sé e quello che rimane nei ricordi di un giovane, di un bambino, di un adolescente che è stato impresso in giovanissima età da queste suggestioni, da queste immagini poetiche, musicali e anche molto forti, molto violente.